Buon pomeriggio da Matteo degli Asprillas, torna l'appuntamento con la live prepartita e la presentazione del match di domani alle 14. Il Parma domani affronta il Como nell'ennesima prova in cui il Parma è chiamato a dare continuità di risultati e in cui deve cercare di avvicinarsi all'obiettivo playoff. Domani si sfidano due squadre che occupano rispettivamente l'ottavo e l'undicesimo posto in classifica. Il Parma con 41 punti, il Como con 36, un Como che nelle ultime 5 giornate non ha mai perso ed ha riportato una serie di risultati positivi che comunque non l'hanno fatta essere molto più vicina alla zona playoff, che rimane comunque un obiettivo anche per il Lariani. Il Parma, come sapete, nelle ultime 5 giornate è stato sull'ottovolante come gran parte della stagione e ha riportato 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. L'arbitro della partita sarà il signor Meraviglia di Pistoia e oggi è stata giornata di convocazioni e di presentazione della sfida da parte degli allenatori. Per Longo la conferenza stampa è stata soprattutto importante per segnalare quanto sarà importante l'assenza di Bellomo per il centrocampo dei Lariani e per lasciare aperta la possibilità che Fabregas possa giocare dal primo minuto al centro del centrocampo della squadra che ci ospiterà. Ha ribadito più volte la forza del collettivo del Parma, che reputa il secondo insieme al Genoa il più forte del campionato a livello di rosa, e ha sottolineato come per il Como questa sia una delle partite fondamentali per cercare di avere ancora ambizioni di playoff. È stata conferenza stampa anche per mister Pecchia, che ha annunciato l'indisponibilità di Valenti, poi confermata dalla successiva lista dei convocati di Ramata poco tempo fa, colpito da un problema di appendicite, oltre allo squalificato Som e al perdurare dell'assenza di Miaila e Siz. Il Parma comunque si presenta recuperando sia Vasquez sia Del Prato, reduci da un turno di squalifica, e quindi sostanzialmente ha gran parte della rosa disponibile e arruolabile per questa trasferta molto importante del suo cammino. Una trasferta in cui i tifosi del Parma hanno esaurito i biglietti disponibili per il settore ospiti. E come potrebbe scendere in campo il Parma? Anzi, prima una brevissima capitolo su come potrebbe scendere in campo la formazione del Como. Il Como che tendenzialmente gioca con un 3-4-1-2 e dovrebbe schierare in porta Gomis, Odenthal, Binks e Scaglia a comporre i tre della difesa, Vignali, Iovine, Arrigoni e Ioannou a centrocampo, con Dacugna alle spalle di Mancuso e Cerri, con disponibile a subentrare giocatori importanti come sono Cutrone e Cesc Fabregas. Come dovrebbe giocare il Parma, anche alla luce delle assenze sopracitate? Il Parma dovrebbe schierare ancora in porta Buffon dal primo minuto, i terzini confermatissimi dovrebbero essere i rientranti Del Prato e Ansaldi. Al posto di Valenti c'è un ballottaggio fra Circati e Kubaut. Secondo me questa potrebbe essere l'occasione per rivedere dal primo minuto il centrale belga, ma fino all'ultimo secondo me Pecchia si porterà questo dubbio. In mezzo al campo il trio dovrebbe essere composto, vista anche l'assenza di Som che toglie un dubbio a Pecchia. In realtà noi tifosi forse non c'è mai stato questo dubbio, ma Pecchia ultimamente ha preferito Som a Juric. Il centrocampo dovrebbe essere composto da Estevez davanti a difesa e Bernabei e Juric a comporre il trio. L'attacco dovrebbe riportare centravanti o falso 9 per dirsi voglia Franco Vasquez, con ai lati Zanimacchia e Mann. Mi rimane un dubbio fino all'ultimo riguardo la possibilità di vedere dal primo minuto Camarà, che però secondo me, se è in procinto di giocare, potrebbe essere un ipotetico cambio per Mann, che ultimamente è forse il giocatore del Parma che sta deludendo di più le attese. Per il resto secondo me grosse sorprese non dovrebbero esserci. Non penso che questa possa essere la partita in cui vedere un centravanti di peso al centro dell'attacco del Parma, magari con uno spostamento di Vasquez in mezzo al campo. Se così fosse sarebbe una grossa sorpresa. Di sicuro quello che serve, che ha ribadito anche Pecchia, è che il Parma porti a casa i 3 punti e che dal punto di vista dell'atteggiamento dia delle conferme. Se vogliamo centrare l'obiettivo dei playoff, magari non dall'ottavo posto, ma cercando di ambire al quinto o sesto, urgono vittorie. Le abbiamo richieste per tutto l'anno e non possiamo che continuare anche adesso. Di sicuro si aspetta una prova grintosa e determinata di personalità
le centinaia di tifosi del Parma che andranno a Como a seguire i crociati. Io vi do appuntamento come al solito domani alla live post partita e vi ricordo anche che potete iscrivervi al canale, condividere i nostri video, se vi è piaciuto questo contenuto mettere un mi piace e sostenerci anche su Patreon se vorrete. Ciao a tutti da Matteo degli Asprillas e come sempre Forza Parma!